Ciao a tutti, anime, bentrovati e bentornati qua su Quinta Dimensione Letture. Vi saluto tutti, vedete già in sovraimpressione delle informazioni per voi, così velocizzo. Ricordo anche nella descrizione del video trovate i tempi di ogni lettura. Oggi faremo un video che ho fatto altre volte, ma in una forma diversa. Quindi su chi sta per contattarti, i dettagli di queste persone, metteremo meno persone, ma la possibilità di personalizzare appunto scegliendo una di queste genesine. Ricordo a tutti il mio sito quintadimensioneletture.it per i consulti e altri lavori che servono. Allora, la descrizione del video è importante, vedete qua abbiamo tre genesine, lettura 1 genesina blu, lettura 2 genesina oro, lettura 3 genesina argento. Concentrati, puoi scegliere anche due su tre di queste letture. Faremo dei volti femminili, dei volti maschili, dei segni zodiacali che possono essere, ascolta attentamente la spiegazione, non saltate direttamente al video, ma ascoltate un attimo, i segni possono essere sia di quelle persone che vediamo qua sul tavolo o anche altre persone che possono anche contattare e poi vediamo delle parole che potrebbero dire queste persone. Allora, partiamo. Intanto concentrati e io prendo un altro mazzo che serve adesso qua. Oggi faremo anche i miei oracoli, i messaggi da lui, i messaggi da lei e i prossimi eventi oracolo. Intanto prepariamo dei volti femminili. Dei volti maschili. Questi sono intanto i volti, puoi scegliere, ricordo, anche più di una lettura, eh? Vediamo gli eventi associati a queste persone, ovvero cosa vogliono. Mettiamo quindi due eventi anche. Mettiamo, allora, per il volto femminile vi metto i messaggi da lei oracolo. Questo era i prossimi eventi oracolo. Tutti i link in descrizione di questi mazzi creati da me, così ve li faccio rivedere ogni tanto. Lei, qui sono due lei. Si vede che questa qua ce la parlare parecchio. Vediamo lui con i messaggi da lui. Questa Vediamo. Anche questo vuole parlare qua. Infine mettiamo qualche segno zodiacale, cara anima, vediamo, possono essere associati, ricordo, alle persone che vedi qua nelle foto che vedremo adesso, ma anche no. Vediamo. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 di qua. Benissimo, questi sono i nostri mazzetti. Partiamo con il mazzetto numero 1, io sposto un pochino questi qua. Eccolo, chi ha scelto la genesina blu? Vediamo un po'. Partiamo con i volti, poi vediamo questi di qua. Allora, volto femminile chi è? Qua abbiamo una ragazza, una bella ragazza, vedete, ve la avvicino. Non so se siete voi.
Allora, una ragazza castana, vestita carina, un bel seno, insomma, in mezzo alle rose, senza, vedete qua, andate scalze voi? Non lo so, magari potreste essere anche voi, eh? Vedete qua, oppure una vostra conoscenza, una persona che conoscete, comunque un atteggiamento, diciamo, disinvolto, giovane, comunque, sembra più sul moro, diciamo, sul castano, non ha colori biondi, vediamo un esterno, potrebbe essere un giardino, ve la metto qua. Se mai fate screenshot e vedete, potrebbe essere un giardino, un balcone, una zona comunque diciamo soleggiata, esterna, qualcuno che ama i fiori. Qui abbiamo delle rose bianche e rose rosa. Attenzione quindi anche a qualcuno che magari sente gli odori, i profumi, potrebbero essere presenze comunque di entità, diciamo anche, no? Perché ci sono anche dei maestri ascesi, degli arcangeli che usano comunque degli odori, dei profumi, degli aromi. Quindi questa è la donna che sta, allora ricordo cosa c'entrano con me, vi stanno per contattare, avrete a che fare con queste persone, questo è. Vediamo l'uomo, qui abbiamo il meditatore, eccolo qua, vedete, questo medita, vediamo un po' se riesco a mettere bene. Questo qua medita, sta fuori, sembra in spiaggia, eh? Vedete, sembra in spiaggia questa persona. In posizione, insomma, con le mani da meditazione, vedete questo bel cielo, persona abbronzata, media età, diciamo una cinquantina forse, no? Non so se è un vostro amico, un compagno, qualcuno che conoscete. Questa è una persona che avrà a che fare con voi a breve. Questi sono i due personaggi della Genesina Blu. Ricordo a tutti perché ci sono delle somiglianze veramente straordinarie. Che mi hanno mandato email o foto, chi ha il mio WhatsApp o Telegram mi manda anche le foto, fatemi sapere perché sono sconcertanti a volte le nostre coincidenze con questo mazzo di carte metaforiche russo, eh? Molto incredibile. Vediamo, una persona dal passato potrebbe essere qualcuno di questi, eh? Qualcuno che non aspettavi ti contatterà. Quindi qui o la donna o l'uomo è una persona comunque che conosci già. E che è una persona per alcuni all'ascolto, anche una persona del passato. Vediamo un altro evento, la fine di un brutto periodo con qualcuno di questi. Vedete? Con qualcuno di questi si va probabilmente a risolvere anima qualcosa, va bene? Perché magari c'è stata, non so, un allontanamento, c'è stato un fraintendimento. Sapete quando comunque i rapporti poi non ci si capisce più, magari dopo del tempo ci si allontana, eccetera. Quindi sono associate comunque a queste persone, ma quando parlo di segni zodiacali e di eventi, di solito non è per forza associato a loro. Potrebbe essere anche una vostra caratteristica, cioè quello che sta per accadere a voi, al di là dei volti. Vediamo adesso le parole femminili, cosa ti dicono. Devi decidere, ovviamente sapete, questo è un canale aperto a tutti, quindi anche, diciamo, persone che amano lo stesso sesso loro, quindi donna che ama una donna e uomo che ama con un uomo, perché comunque non, queste cose, insomma, non si può, diciamo, come dire, giudicare noi che siamo terrestri queste cose. Quindi se tu, per esempio, sei un uomo all'ascolto e ti interessa la donna, ti dice devi decidere, ma se tu sei una donna all'ascolto che interessa una donna, dice la stessa cosa. Quindi qui c'è una decisione da prendere, forse qualcuno si riaffaccia nella tua vita dicendoti proprio che devi decidere. Vediamo i messaggi da lui, oppure a volte, visto che l'energia è irreversibile, potresti essere anche tu, che senti questa necessità, questa cosa. Vediamo i messaggi da lui. Dunque, questi qua erano venuti due messaggi. Quindi è un lui che deve parlare e ti dice: sei il mio amore più grande. E ti dice: stare lontani mi ha fatto capire tante cose. Quindi, noi cosa stiamo capendo? Lui ha capito tante cose, ma noi cosa capiamo? Capiamo che c'è un allontanamento qua. Ed effettivamente ci corrisponde perché c'è la persona dal passato. Quindi, qui ci corrisponde tutto sincronicamente. Persona dal passato che stando lontana da te ha capito tante cose. Ovviamente l'energia è reversibile, però sono i messaggi da lui, quindi per quanto riguarda l'energia maschile, va bene? E se il mio amore più grande, pensa a una frase che chiunque, insomma, ha piacere, no? Di sentire. Questa persona ha capito qualcosa, magari, che ne so, meditando, no? Meditando gli è arrivata la risposta che doveva, insomma, amarti, cioè già t'amava magari, però che doveva magari comprenderlo anche prima che succedessero, forse, qua in mezzo. Ovviamente commentate, fatemi sapere che dovevano succedere magari delle cose che sono successe, quindi l'ha capito tardi, diciamo così, questa persona. Comunque c'è la fine di un brutto periodo, mi pare bella questa lettura, comunque perché è come fosse uno schiarirsi. Però, e poi tra l'altro questi due sono anche belli vicino, se guardate, perché comunque hanno questa leggerezza, questo stare all'aperto, sono abbastanza simili, no? Come
posso dire, come colori, come situazione di leggerezza, situazione esterna. Quindi forse sono persone proprio compatibili queste due. Diamo un'occhiata ai segni zodiacali. Quindi a breve questo succede, quando trovi questo video è sempre valido, eh? Vediamo che abbiamo uno scorpione, poi abbiamo un leone, poi abbiamo un acquario e poi abbiamo un gemelli. Scorpione, leone, acquario, gemelli sono i segni che potrebbero essere di queste due persone qua, oppure proprio di altre persone che stanno per contattarti adesso. Va bene? Questa fine di un brutto periodo, una persona dal passato che potrebbe arrivare, potrebbero essere uno di questi due, potrebbe essere, oppure una di queste persone qua, uno scorpione, un leone, un acquario, un gemelli. Però diciamo l'energia, quella è. Quindi poi se, ovviamente queste sono carte metaforiche, cioè non è che deve essere spiccicata uguale, anche se ho visto certe foto impressionanti di uguaglianza estrema, proprio, eh. Sembrava proprio la foto della persona. Però qualche particolare, per esempio, allora faccio un esempio: se a te interessa un uomo che è un meditatore, che gli piace stare all'aria aperta, è lui, è quell'uomo lì, anche se fisicamente non assomiglia a questo della foto, è lui, perché le carte ci aiutano nei dettagli, non è tanto nella precisione del viso, perché il naso è diverso, gli occhi sono diversi, a parte questo ce l'ha chiusi e anche lei sono mezzi chiusi, però è il dettaglio che vi deve far capire. Poi questa è la mia interpretazione, anima, sentiti libera di interpretare tu. Va bene? Questo era quanto. Ricordo i segni Scorpione, Leone, Acquario, Gemelli, quindi queste persone qua a breve, cara anima, si faranno sentire in un certo modo nella tua vita per un qualcosa. Va bene? Grazie mille, lasciami un like al video, iscriviti al canale se vuoi vedere anche altri volti, ascolta anche un'altra genesina. Allora, procediamo con la numero 2 che ha scelto la genesina oro. Andiamo a vedere i volti. Ricordo, i segni zodiacali e gli eventi che vedremo qua potrebbero anche essere staccati dai volti che vediamo qui, cioè devono accadere a te, però magari non sono di queste facce qua. Però vediamo, video sempre valido chiaramente quando tu lo trovi, non quando lo carico io, quindi anche se YouTube te lo propone fra un anno, è valido. Partiamo con la donna, chi abbiamo qua? Oh, qui abbiamo quella dei cartoni animati. Sembra, no? Aspettate che vi metto bene. Allora. Qui abbiamo, no? Come fossero quei personaggi un po' ambigui. Qui abbiamo come fosse un sole, una luna, un'ambivalenza chiaro-scuro. Scusate che metto a fuoco. Chiaro-scuro, vedete qua? Se si riesce. Chiaro scuro, scuro chiaro, due diciamo sfere in mano che sembrerebbero delle sfere, insomma, come per dire decidi, occhi comunque diciamo chiari, persona, non lo so, come fosse quelle che fanno le sentenze, sembra, della vita, no? Come per dire tra poco apparirò a te, magari è comparsa qualcuno in sogno. Questa è una figura altamente simbolica per le persone, magari non può essere fisicamente chiaro una che si veste così, no? Con questo cappello, con queste, però magari la somiglianza anche negli occhi, questo taglio d'occhi, il tipo di trucco, magari è una persona che è per metà italiana e per metà di un'altra nazionalità, magari un pochino più scura, no? Quindi potrebbe essere anche una persona così, eh? Allora, noi, quello che dobbiamo vedere noi sono i dettagli che possono somigliare, poi magari la faccia non è identica, però somiglia, perché uno mi può dire, Aura, magari ho un'amica di questo tipo qua. Magari, che ne so, di origini, faccio per dire tunisine, faccio per dire, no? Che però la mamma è italiana. Cioè, queste cose un po' miste sembra. E altro significato che secondo me ti porta questa carta, oltre alla somiglianza o meno della persona raffigurata, potrebbe essere proprio diciamo, è come dire, la scelta, cioè il motivo. Non è tanto la somiglianza, ma il motivo, cioè la scelta. Qui c'è qualcosa, chiaro o scuro, sinistra o destra. Come dire, yin o yang, no? Qui c'è questa cosa, come fosse un sole e una luna. Quindi qui è come se tu dovessi, in questo momento della tua vita particolare, decidere qualcosa, cara anima. Vediamo adesso, poi fatemi sapere nei commenti. Vediamo lui, chi abbiamo. Abbiamo il tizio, questo l'abbiamo visto qualche volta, anime, se vi ricordate. Allora, questo tizio qui con gli occhiali, magliettina, sopra forse un tipo giubbino. Vestito molto semplice, con un po' di barbetta, occhio chiaro, capello un po' stempiato, ma sempre sul castano chiaro sembra questa persona, eh? Vedete un po' se vi assomiglia a qualcuno. Questa persona a breve avrà a che fare con te. Come dettagli, appunto, abbiamo una persona che porta gli occhiali,
non abbiamo per nessuno dei due, né femminile né maschile, diciamo, una connotazione per potergli capire, diciamo, il posto, no? Cioè se sono all'esterno, all'interno, se hanno dietro qualcosa che ci fa capire, che ne so, a volte è successo che abbiamo visto magari il tipo di lavoro che fa ed era esatto. Cioè, incredibile a volte, no? Una volta era uscito un meccanico che c'era proprio l'officina dietro col volto uguale alla persona. Cioè, era uguale proprio, faceva pure il meccanico. Cioè, apposta dico, ogni tanto ve li faccio questi video perché sono impressionanti. Fatemi sapere sotto nei commenti, eh? Quindi questi sono i volti. Adesso vediamo gli eventi dal mio oracolo, link in descrizione. Poi abbiamo anche questi oracoli qua, messaggi da lei, messaggi da lui. Questo è i prossimi eventi oracolo. Vediamo cosa c'è di associato a queste persone, ma anche che non siano queste persone. Vediamo, chiusure benefiche positive, qualsiasi ambito, rinnovamenti importanti. Bene, quindi con qualcuno di questi qua potrebbero, allora potrebbe esserci stata già una chiusura volendo, ma non è detto. Magari si sta per verificare un qualcosa in sospeso con queste due persone, cioè sapete quando della serie non ho proprio chiuso ancora, magari ancora è così, e finalmente arriva una decisione, perché specialmente questa carta qua mi parla di decidere. Di scegliere una direzione. Vediamo un altro evento associato a questi, una risposta negativa. Se hai pensato a qualcosa o qualcuno, la risposta è no. Quindi ancora qui è da vedere, non è ancora magari qualcuno qui sicuramente non sceglie, perché ancora abbiamo un no, una risposta negativa. Quindi ancora non ci siamo a livello di decisione, di scelte. Se hai pensato a qualcuno, diciamo, non so, un amico, una persona o un'amica, eccetera, non è quella persona lì. Potrebbe essere qualcuno magari di somigliante, di simile. Qui dobbiamo andare molto a dettagli, specialmente nella parte femminile, e quello che significa a livello simbolico. Va bene, fatemi sapere poi sotto comunque. Vediamo qui allora, erano usciti i messaggi da lei di più. Quindi qui abbiamo l'energia femminile più preponderante. Cosa dice? Sei l'uomo della mia vita e lei non è meglio di me. Quindi qui qualcuno forse è stato. Scusate la luce riflessa, ma si vede. Qualcuno qui è stato magari abbandonato per un'altra persona. Della serie qualcuno ha fatto una scelta e la persona che non è stata scelta, gli dispiace molto. Lei non è meglio di me, ma tu sei l'uomo della mia vita. Quindi qui ecco, questa è una stesa da due molto molto a metà, molto molto in bilico. Molto molto in bilico, perché qui non c'è ancora. Vedete, anche uno ti dice l'uomo del, sei l'uomo della mia vita, lei è meglio di me, però è come se non si concludesse più di tanto. Qui dobbiamo andare verso quella parte di energia di noi che ci porta ad una chiusura, perché sarà una chiusura che farà bene a chiunque. Quindi qui c'è qualcosa di malsano, anche di non risolvibile, che ancora però se è in vita fa male. Vediamo messaggi da lui. Questa è una stesa in cui devi chiudere. Guardate, il mio corpo è con te, il mio cuore è con te, anche se il mio corpo è lontano. Ecco qua, vedete come torna tutto? Il mio cuore è con te anche se il mio corpo è lontano. Qui, secondo me, è una stesa in cui c'è poco, poco ancora, un po' da fare, diciamo. Qui o si prende proprio una decisione drastica, si chiude tutto, si butta via tutto, si manda via tutto, scelta definitiva. Se c'è una lontananza qua, perché qualcuno ha scelto un'altra persona al posto tuo, questa persona comunque sicuramente lo sa, perché con il cuore in realtà è con te questa persona. Però il corpo è lontano, come ci dice, quindi qui c'è qualcuno che non sta insieme, anche per quanto riguarda l'amore. Il pensiero c'è e il cuore c'è, però probabilmente è, tra virgolette, impossibile, anche se io dico sempre che di impossibile non c'è nulla, però in questo momento qua ci vorrebbe veramente un miracolo. Vediamo, andiamo avanti. Allora, persone associate, bilancia, pesci, cancro. E Ariete, allora possono essere sia questi due personaggi qua, o comunque sia, può essere anche, diciamo, una caratteristica di segno zodiacale di qualcuno che sta per contattarti, unito a questi eventi. Magari non sono questi due, per forza, perché è chiaro, non può risuonare a tutti, è chiarissimo, no? Quindi comunque prendete per buono sicuramente, certamente, i due eventi e i quattro segni zodiacali, che sono al di là dei volti, al di là delle frasi, delle parole da lei o delle parole da lui. Questi sono quelli che comunque hanno intercettato la tua energia, sia gli eventi che i segni zodiacali. Ripeto, bilancia, pesci, cancro, ariete. Ovviamente se tu sei uno di questi segni è una persona che è del tuo stesso segno, perché fanno anche queste domande qua un po' ridicole a volte, no?
qualcuno del tuo stesso segno, perché ci sono anche stessi segni che stanno insieme, eh? Grazie mille, cara anima, questo era quanto. Semmai ascolta anche un'altra genesina, grazie mille, condividi, iscriviti, lasciami un like e io vado avanti. Procediamo con la terza e ultima lettura, la genesina argento. Allora, ricordo, è un collettivo, chiaramente non può risuonare a tutti, però risuona tanto di solito. Fatemi sapere sotto perché mi mandano certe foto impressionanti delle somiglianze con queste carte metaforiche e la realtà della persona invece, eh? Vediamo, volto femminile, una signora. Qui sembrerebbe come fosse una mamma, una zia, una signora. Capello corto, sembra anche insomma elegante, appoggiata con una mano, questa mano qui alla sedia, si mette un'altra mano sul petto in modo molto elegante, vedete che ha un anello. Allora, aspettate. Questo anello sembra un anellone, cioè della serie ricchezza, insomma, sembra una persona molto benestante, vedete un po' se vi assomiglia a qualcuno, se sei tu anche, eh? Appoggiata a una sedia, sembra quasi, come posso dire, quasi in posa sembra. Lo sfondo qua secondo me sta dentro una casa di lusso, cioè un qualcosa, non abbiamo niente, nessun parametro in questa carta per dire, non so, mare, monte, montagna, lago, aperto, chiuso, non si sa. Qui abbiamo uno sfondo neutro, sembra quasi un dipinto. Forse qualcuno qua dipinge, non lo so, eh. Comunque è una donna che avrà a che fare con te o che ha già a che fare con te. Vediamo il volto di lui. Qui abbiamo uno sportivo. Vi faccio vedere. Vediamo. Non si riesce? Ecco. Qui abbiamo più persone, quindi qualcuno che sta con più persone o gli piacciono le macchine, le corse con le auto, non lo so, qualcosa del genere, vedete? C'è del pubblico, c'è una macchina o qualcuno che è uno sportivo che fa o il meccanico anche volendo, è come se ci fossero anche qualcuno qui dello staff, ci fosse, no? O comunque amici, compagni, qualcuno che va a vedere le gare, non lo so, sembra tipo un autodromo, no? Dove si vanno a fare le corse praticamente, quindi è qualcuno che probabilmente ha questo tipo di caratteristica. Allora, poi fatemi sapere ovviamente sotto. Vediamo adesso gli eventi che possono essere associati, ma non diciamo per forza. Quindi gli eventi, i segni zodiacali possono essere anche staccati da queste persone. Andiamo, vediamo il primo evento. C'è un regalo in arrivo. Scusate, qualcuno ti farà un dono. Bello. Un altro evento, un trasloco. Magari con queste macchine qua non, sicuramente non traslocate, comunque. Cambio di casa, preparativi, quindi qualcuno trasloca proprio o c'è solamente, diciamo, una fase di preliminare, quindi si preparano i cartoni, gli scatoloni e poi si trasloca. Fatemi sapere sotto, ovviamente, va bene? Questi sono eventi che arrivano a breve. Vediamo la signora cosa direbbe. Ti dovresti vergognare, signora abbastanza arrabbiata. Ti dovresti vergognare, addirittura. Vediamo lui. Tornerò da te, però vediamo se poi uno è ben accetto, perché mica è detto, no? Comunque lui tornerà da te con la macchina, sicuramente torna, non torna a piedi, fatemi sapere anime poi sotto, a piedi non torna sicuro, comunque o ti viene a prendere questa macchina qua, o comunque abbandona questa macchina qua e ne viene a prendere un'altra, comunque tornerò da te, mi piace perché c'è l'automobilista, quindi ti dà il senso proprio del movimento, vi ricordo di cogliere voi i segnali delle carte, perché io do la mia interpretazione a queste carte metaforiche, intendo, la donna e l'uomo. Poi ognuno deve dare per forza la sua, perché a me può sembrare una cosa, a un altro sembra un'altra. Gli eventi invece sono cose proprio che possono capitare, al di là dell'interpretazione che possiamo dare a queste carte servono da aiuto nell'identificare un volto, perché a volte mi si chiede anche i volti con precisione di una persona anche in privato, le faccio queste cose, quindi cerchiamo di vedere anche in privato, poi ci mandiamo su WhatsApp o Telegram le foto, diciamo anche le carte che escono a me, si commentano, quindi sono molto veritiere, ma tanto, tanto, tanto. Fatemi
Fatti qualche screenshot, magari qualche schermata, perché adesso come adesso uno dice non mi dice niente la faccia, poi te la perdi. Io ti consiglio, quando vedi questo video, di fartele le schermate, perché poi magari fra una settimana trovi la faccia di questa qua e non ti ricordi più, magari il video vai a cercare sul mio canale, tienilo per un po' di tempo, perché poi vieni a confrontare qua. Fatemi sapere ovviamente sotto. Ora vediamo i segni zodiacali associati a questi due che sono usciti, oppure che non c'entrano niente con questi usciti, ma sono comunque persone con questi segni che avranno a che fare con te a breve, ovviamente per qualsiasi motivo, lavoro, amore, qualsiasi cosa. Allora, abbiamo una Vergine, abbiamo un Sagittario, abbiamo un Toro e un Capricorno. Qui abbiamo tutti i segni di terra qua, Vergine, Toro e Capricorno, e abbiamo il Sagittario, un segno di fuoco, gli altri sono usciti tutti prima. Quindi se tu sei di questi segni è chiaro che la persona è di un segno, è del segno tuo uguale, no? Allora, cara anima, questo era quanto. Ricordo, queste cose qua, eventi e questi segni possono essere comunque, diciamo, associati a te, ma molto breve, va bene? E i volti possono essere interpretabili. Fatemi sapere ovviamente sotto, perché comunque è bello anche sapere le persone, la corrispondenza. Chi ha il mio WhatsApp o Telegram mi mandi pure le foto, insomma, come già state facendo, fate quando ci sono questi video. Grazie Genesina Argento, lasciami un like, condividi, iscriviti al canale. Io ricordo a tutti, chi vuole una rispostina può andare su ko-fi.com, trovate il link qua sotto nella descrizione del video. Per una rispostina a fronte di una piccolissima donazione vi rispondo. Tutto su Ko-fi. Donazione, domandina con dati, ovviamente la vostra data di nascita, il nome, e vi rispondo appena possibile. Poi c'è anche wisio.com, che sono anche molto spesso in offerta, ci sono le videoconsulenze. E poi su quintadimensioneletture.it, chiaramente c'è tutto il panorama di quello che faccio, ma non c'è proprio tutto. Comunque sia, c'è, diciamo, una vetrina, diciamo. Poi se qualcuno ha un'esigenza particolare mi scrive un'email, vediamo se può essere lavorata come persona, se si può fare qualche trattamento in base alla situazione. Sapete, io lavoro solo ed esclusivamente tramite la luce. Quindi, care anime, grazie mille, condividete, lasciatemi un like, fate l'iscrizione al canale, saluto gli studenti, gli abbonati, tutti quanti. Grazie mille di essere sempre qua così affettuosi. Commentate e ci aspettiamo qua, ci vediamo qua, ci diamo un appuntamento sempre sul mio canale, su Quinta Dimensione Letture. A presto, ciao a tutti, grazie.